Siamo qui in compagnia di Simone Albrici, detto CEO. Senti, avrei subito fatti una domanda. Iniziamo a parlare un po' di come è nata la tua passione per YouTube. Per YouTube? Io odio YouTube. Come mai? No, non lo odio. Prendo in mano il microfono un attimo. Vai, vai, te lo cedo molto volentieri. Va bene. Questa è la storia perché mi piace YouTube. No, semplicemente... No, non posso cantare, fidati. Io canto con il computer, premo il pulsante che c'è scritto cantare e funziona così. No, e semplicemente ho iniziato a fare le cosine su YouTube perché non avevo niente da fare e ho visto che mi piacevano e che piacevano alla gente e che mi divertivo un sacco e ho cercato di continuare a farle. E tu, come è nata questa passione per la radio? Ma sinceramente non lo so, mi ha coinvolto lui, non so nemmeno per cosa ci faccio qui. Ok, senti, parliamo un po' di della canzone che ti ha divertito di più durante la traduzione. Probabilmente Party Rock Anthem. Come mai? No, scusa. Bohemian Rhapsody. Perché? Perché è lunghissima e anche tradotta con Google Translate è perfetta. Ed è bellissima. Quindi scelte, gusti musicali, diciamo, gusti... Sì, anche per quello, perché è una canzone bellissima e dunque anche solo lavorare continuando a sentire, io ascolto 200 volte ovviamente la stessa canzone e funziona meglio se una canzone è bellissima. Senti, tu hai collaborato anche con artisti, con band, diciamo, del calibro di Elio e le Storie Tese e Lo Stato Sociale. Parlaci un po' di questa collaborazione. Entrambi mi hanno contattato loro, mi hanno detto facciamo delle cose insieme, io ho detto no, mi fate schifo, no, non è vero, gli ho detto che bello, ok, soprattutto perché entrambi eravamo già fan sia gli uni degli altri. E niente, con Lo Stato Sociale l'anno scorso ho fatto il loro video mentre facevo il giro del Giappone in bici, mi fermavo negli Starbucks a lavorare al video. E quello, per il video di Luigi Pugilista e Elio e le Storie Tese l'ho fatto invece... l'anno scorso, verso fine dicembre, è uscito e mi sono divertito un sacco e spero e potenzialmente potrei, probabilmente, forse, può essere che collaboriamo ancora insieme. Ok. Senti, invece per quanto riguarda i tuoi fumetti, no? Da dove arriva la comicità? A cosa o a chi ti ispiri? Mi piace tutto ciò che fa ridere, dunque... prendo a piene mani da tutto quello che fa ridere, che sia però fumetto, serie TV, film, non mi interessa. Dunque Monty Python, Calvin e Hobbes, Ratman, cose così, mi piace tutto, se è fatto bene, se fa ridere. Un fumetto italiano o anche straniero a cui preferisci, che ti piace, diciamo, insomma? Qui se fanno che magari lo prediligi rispetto ad altri fumetti. In questo momento Ha come ignoranza di Dub, che è una delle cose che mi piacciono di più in questo momento nel mercato italiano. Invece per quanto riguarda l'estero, mi piace molto Chu, che però è finito, penso. È molto bello. Parliamo invece del tuo gioco, no? Che hai sviluppato, Super Crown Magic Zero. Parlaci un po' di come è nato, un po' retroscena. E niente, Luca Comics, proprio il signor Luca Comics ci ha contattati, sia me che allo studio Evil di Bologna, ha detto mettetevi in contatto, fate delle cose e io ho detto ok, però non ho tempo e loro però hanno detto ehi però facciamo un videogioco e io ho detto allora sì. E niente, abbiamo insieme creato questa idea per questo videogioco in cui le cose che credi diventano vere, tiri le cose e ci sono delle cose. E ci stiamo divertendo un sacco a farlo, dovrebbe uscire per la fine di quest'anno su tutti i computer, tutti i telefoni, e la Wii U e la PS Vita. Bene, non vediamo l'ora di giocarci allora. ho finito le domande, quindi se vuoi fare un saluto ai fan di Radio Ashram. Io ho finito le risposte, dunque vi saluto. Vai. Vi saluto amici di Radio cosa? Ashram. Radio Capital, ciao, grazie. Ciao. Radio Ashram.